Ci siamo fermati una settimana per rispettare il silenzio elettorale perché c'erano le elezioni amministrative, ma il Consiglio regionale torna a riunirsi nelle prossime ore e subito, ancora una volta, in primo piano c'è il tema del lavoro. Sono tante le questioni aperte, ma ce n'è una che tiene banco ed è quella della GKN di Campi Bisenzio, che è ancora una ferita aperta per tutta la politica toscana. Quei licenziamenti via mail senza preavviso hanno svelato il lato più difficile della globalizzazione. Mentre davanti alla fabbrica il presidio è costante, nell'ultimo vertice di Roma si è aperto finalmente uno spiraglio. L'azienda sembra infatti disposta al confronto. Ci sarà un advisor, scelta che dovrebbe essere di Invitalia. Restano due gli obiettivi, la salvaguardia dell'attività produttiva e quella dei posti di lavoro. Nella sua ultima seduta il Consiglio regionale ha fatto il punto anche sulla nuova fase dei fondi europei con la programmazione che arriva fino al 2027. La discussione è partita a seguito di una comunicazione del presidente Gianni. Tante le iniziative in questi giorni, molti gli atti discussi dalle commissioni, anche la nuova legge sull'uso dei monopattini e diversi gli eventi importanti dedicati al tema dell'innovazione, come la presentazione del premio annuale e il convegno delle start-up sostenute dalla Regione in virtù di una legge dell'anno scorso. Torniamo a parlare della presa di posizione unanime di tutto il Consiglio regionale a sostegno dei lavoratori della GKN, l'azienda simbolo di Campi Bisenzio. In realtà quella del Consiglio regionale è una presa di posizione decisa, ferma e unanime contro le delocalizzazioni selvagge. L'atto finale era stato discusso e approvato da tutti qualche giorno prima già nella Commissione Sviluppo Economico. La Regione Toscana, per quel che può, deve alzare la voce presso gli enti che possano fare qualcosa. Ovviamente la decisione del Tribunale di Firenze ci ha aiutati a prendere tempo e quindi qui ringrazio la FIOM per il loro lavoro e per il loro impegno. Noi oggi abbiamo chiesto l'auspicio che vengano revocati immediatamente i licenziamenti. Abbiamo chiesto che la proposta di legge che è già stata depositata in Parlamento avvii il suo iter velocemente e anche in maniera efficace, quindi con delle proposte serie per quanto riguarda le delocalizzazioni. E qualora non ci fosse una spinta veloce da parte di questo iter, di questa legge presentata dal Ministro Orlando, abbiamo addirittura impegnato la Giunta affinché sia lo stesso Consiglio regionale a fare una proposta di legge al Parlamento. Nel documento abbiamo ripreso i punti che ci vennero consegnati dagli stessi lavoratori in quella mattina. Ecco che diventa un atto che vuol condannare un sistema selvaggio che vede la speculazione finanziaria e non rispetta un modello di lavoro dignitoso. Noi dobbiamo sicuramente interrogarci sul modello di sviluppo che vogliamo e vogliamo farlo mettendo al centro la dignità dei lavoratori, ma lo facciamo anche nel rispetto di quelle imprese, di quegli imprenditori e anche di quelle multinazionali che invece si sono sempre comportate correttamente. Il sostegno, certo con qualche differenza di visione, arriva da tutti i gruppi, da tutti i partiti, anche dall'opposizione, che pure non aveva nascosto le sue critiche collegandosi anche nel nostro telegiornale. Abbiamo criticato e condannato ogni passaggio sulla vicenda GKN come doveva essere e unanimemente con tutte le forze politiche abbiamo operato alla realizzazione di questa risoluzione. E questa risoluzione che si indirizza chiaramente a voler essere partecipi col governo nella soluzione, insomma, di un provvedimento che serva a evitare casi come quelli del GKN, noi sottolineiamo due aspetti fondamentali. Il primo è che si possa creare veramente un dibattito che non c'è stato né in quest'aula né fuori da quest'aula su ciò che è successo sulla GKN per domandarsi come in una città di mercato si possa veramente tutelare l'economia nazionale, la produzione nazionale e il ruolo dei lavoratori in questo momento importantissimo che è tutto, diciamo, la narrazione dell'Italia post pandemia. Dall'altro chiaramente, e l'abbiamo visto in un testo che è stato modificato più volte, di mitigare, cioè di evitare di buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché nelle intenzioni di penalizzare le aziende che si comportano in modo scorretto, e questo veramente è chiaro ed è oggettivo,
non si vada invece a fare il gioco contrario, cioè a scoraggiare sostanzialmente quella che è la necessità invece di creare fonti di investimento che consentano appunto di facilitare gli investimenti in Regione Toscana. Anche la Lega naturalmente dice sì a questa risoluzione, che poi sarebbe un no fermo alla delocalizzazione di GKN e di ogni altra azienda che ha investito in Toscana e magari ha ricevuto degli incentivi pubblici. Ci siamo uniti tutte quante le forze politiche mandando un messaggio molto chiaro. Ho sempre detto che quando si parla di lavoro, di tutela del lavoro, di dignità delle persone, non ci sono colori, non ci sono distinzioni. Questa è una vicenda che ormai ha assunto un respiro nazionale e sicuramente ci sarà modo di trovare una risposta a quel fenomeno che è non solo quello delle delocalizzazioni, ma soprattutto queste situazioni patologiche di licenziamenti che arrivano dalla mattina alla sera e che sicuramente poi gettano nel panico famiglie intere e quindi creano anche un'emergenza sociale. Quindi la risposta delle istituzioni è una risposta forte di vicinanza. Adesso vedremo se a livello di governo ci sarà una risposta altrettanto chiara, che naturalmente però deve partire da due logiche: da un lato la tutela del lavoro, sicuramente cercare di intervenire sulle delocalizzazioni, però non dobbiamo anche dimenticarci che in Toscana anche le multinazionali, oltre alle tante imprese, alle tante attività artigianali, alle piccole ditte che costituiscono l'ossatura del nostro sistema economico, ecco, questo rappresenta un sistema virtuoso che dà posti di lavoro. Nelle ultime ore c'è stato però un ribaltamento della situazione, almeno apparente e certamente positivo. Il confronto di giovedì al Ministero dello Sviluppo Economico, durato, pensate, quasi 5 ore, ha aperto una prospettiva. L'azienda è disposta al confronto, lo stop ai licenziamenti collettivi del Tribunale del Lavoro è stato l'elemento nuovo e forse decisivo. Si nominerà un advisor tramite Invitalia e dunque il governo è pronto a scendere in campo direttamente per salvare lavoro e produzione. Non è facile, gli stessi sindacati sono molto prudenti, ma lo scenario adesso è cambiato anche grazie alle pressioni delle istituzioni locali. Altri pareri registrati a Firenze durante l'ultima seduta del Consiglio. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo messo da parte le bandiere dei partiti. Abbiamo detto che bisognava insieme difendere i lavoratori, doveva essere la Toscana a difendere i lavoratori della Toscana, in questo caso di Campi, ma potrebbe capitare in ogni altra città della Toscana, quindi bene essere arrivati poi alla sintesi unitaria che accompagna quella che è una sentenza del giudice, ma non è sufficiente. Noi vogliamo che sia la politica e quindi il governo ad assumersi una responsabilità importante a tutela dei lavoratori. I lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione a noi politici e anche alle istituzioni, perché è arrivato il momento di fare una scelta forte a favore delle nostre imprese, ma veramente del tessuto produttivo del territorio, che non vuol dire sempre favorire e aprire le porte alle multinazionali, vuol dire favorire le imprese che veramente incentivano la crescita economica del territorio. I lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione, hanno fatto delle richieste precise, sono molto organizzati, determinati, li abbiamo visti anche durante la manifestazione poderosa che hanno organizzato a Firenze. Finalmente veramente ha fatto piacere anche vedere che c'è un risveglio della coscienza dei lavoratori, che si sentono uniti, che sono uniti nelle battaglie comuni. E quindi niente, la proposta di risoluzione che parte oggi dalla Regione Toscana è la voce dei lavoratori verso il governo. Il clima di condivisione che si è creato su questa vicenda è molto apprezzato dal Presidente del Consiglio regionale, che registra queste parole che ora sentiamo nel momento in cui guarda con soddisfazione alla conclusione positiva di un'altra vicenda, quella di Sittel. 135 lavoratori sono stati assorbiti finalmente da Team Servizi Digitali, sono distribuiti tra le sedi di Campi Bisenzio, San Miniato e Grosseto. Su questa vertenza c'era stato un lungo impegno condiviso anche qui a Palazzo del Pegaso. Penso che il ruolo di un'istituzione come la nostra debba essere quella di cercare di costruire le condizioni per cui i lavoratori abbiano sempre più diritti. Questa è stata una vertenza difficilissima perché non era scontato il risultato, ma noi ce l'abbiamo messa tutti e ce l'abbiamo fatta solo tutti insieme, i lavoratori, le lavoratrici,
i sindacati, le istituzioni regionali, le istituzioni locali. Io sono contento oggi di suggellare questo momento perché è il segno che una comunità, l'intera comunità toscana, può combattere altre battaglie difficili, penso a quella della GKN, solo se si tiene tutta per mano. Il presidente Giani parla in aula dei fondi europei della nuova programmazione 2021-2027. Insomma, non c'è solo il piano di ripresa e resilienza, bisogna anche per questa nuova programmazione saper agire bene. Intanto vanta i primi risultati significativi della Toscana. Io ritengo che obiettivamente chi guarda le vicende della politica e si rende conto che il presidente Eugenio Giani arriva con una contrattazione fatta duramente, con costanza, con pervicacia, sia a Roma sia a Bruxelles, e rispetto ai fondi europei 21-27 noi abbiamo a disposizione sui quattro fondi 3 miliardi e 3, insomma ritengo che sia stato un grande successo. È evidente che si tratta di quattro fondi e quindi naturalmente in primo luogo quello più importante, il FESR, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. In questo caso noi abbiamo davvero nel 1,2 miliardi del FESR tutte le condizioni per poter operare come recita diciamo così, la voce divisa dello stanziamento un'Europa più intelligente, un'Europa più verde, un'Europa più connessa, un'Europa più innovativa. E in questo caso noi ora definiremo bene quelli che sono i progetti, ma abbiamo rispetto al Recovery Fund la certezza che queste sono le quote per le regioni e quindi ce le gestiamo in regione. Il presidente poi parla anche degli altri fondi che daranno alla nostra regione risorse importanti. Sul tema però si apre una discussione con le critiche espresse in particolare da consigliere Galli. Io credo che è vero, è giusto che si debba sostenere le imprese, le aziende, è nostro dovere, ma è anche nostro dovere indicare dove la Toscana vuole arrivare. Perché non basta, secondo il mio punto di vista, dare il sostegno alle aziende se poi dopo non investiamo nelle grandi infrastrutture che permettono alla Toscana di tornare ad essere organica. Adesso abbiamo una macro area che è quella che viaggia intorno all'Arno e abbiamo un'altra area importantissima da sviluppare che è quella della costa e che non è assolutamente presa in considerazione. Abbiamo dei porti, aeroporti, interporti che devono essere collegati alla macro area di Firenze e poi dopo partire e andare verso il nord dell'Italia e verso il centro dell'Europa dove c'è la vera economia. Ecco, noi in questo momento l'intervento che è stato fatto dal Presidente è stato un intervento per continuare a galleggiare. La Toscana non ha bisogno di galleggiare, la Toscana ha talmente tante risorse che ha bisogno di tornare ad essere ad elevarsi a regione guida, perché questo è quello che noi abbiamo all'interno della Toscana e questo deve essere il messaggio, un messaggio propositivo e non un messaggio esclusivo di sostegno che serve, ma serve per poi dopo dare un indirizzo a tutto quello che deve essere l'economia della Toscana. E allora registriamo il botta e risposta tra il capogruppo del Partito Democratico e quello di Fratelli d'Italia. Si tratta di risorse importanti, le priorità sono quelle di aiutare la Toscana a ripartire dopo la pandemia. Ovviamente dovremo agire sui settori che sono trainanti per la Toscana, che sono quelli dell'export, ma anche quelli che invece vanno ad agire su un mercato che è rivolto alla domanda interna, che ha bisogno comunque di recuperare e di essere rilanciata. La cosa importante è che queste risorse, che comunque aiuteranno alla transizione verso un'economia maggiormente sostenibile, verso la digitalizzazione, per una migliore sanità, per una maggiore coesione sociale e quindi servizi che sono rivolti alle popolazioni più bisognose, ad iniziare dalla popolazione anziana.
Beh, tutte queste priorità, fra l'altro, coincidono con le priorità che sono contenute nelle 6 missioni del PNRR. Il primo dato che ci è stato riferito è che la Toscana per i prossimi 7 anni ha preso un terzo in più di fondi dall'Europa rispetto agli ultimi 7 anni. Quindi il grande governatore Rossi, che si vantava di avere questa grande capacità di concentrare fondi sulla Toscana, ne prendeva un terzo in meno di quanto hanno preso adesso la nuova giunta. Quindi questo è sicuramente un dato positivo. Poi ci sono tutti i dati negativi. I dati negativi sono il fatto che la regione Toscana è ancora lontana, anni luce, dalle regioni virtuose del nord sotto tanti aspetti. Ne dico una su tutti, si parla tanto di mobilità sostenibile, la Toscana ha l'8% di colonnine di ricarica elettrica diffuse sul territorio nazionale, la Lombardia ne ha il doppio. Il trasporto pubblico su gomma è ancora il trasporto pubblico predominante in Toscana, nonostante sia la fonte maggiore di gas serra. Lavorano le commissioni e si concentrano soprattutto sugli atti che saranno portati all'esame del Consiglio nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ma c'è anche il percorso avviato verso gli Stati Generali della Salute e nella seduta di giovedì della commissione sono stati anche ascoltati i predecessori di Gianni alla guida della Regione, i 3 ultimi presidenti. Il giorno prima la stessa commissione aveva discusso la proposta di legge per sostenere l'housing sociale per creare le zone distretto Aretina, Casentina e Valtiberina. Un'altra commissione, la quarta, ha esaminato invece la questione dell'inquinamento da PM10, da polveri sottili. La Giunta vuole incentivare misure di ricambio degli impianti di riscaldamento più obsoleti, per esempio, oppure di quelli con tecnologie molto impattanti, alcuni a biomasse, ne sono un caso tipico, soprattutto in determinate aree come la Piana Lucchese, già fortemente compromessa. E poi c'è il traffico, grosso problema, soprattutto nelle aree più popolose. Il parere della commissione su questo comunque è favorevole, si sono astenuti i consiglieri di Lega e Fratelli d'Italia. La prima commissione invece sta esaminando 2 provvedimenti di notevole impatto sull'opinione pubblica. Intanto la proposta di Marco Stella, Forza Italia, per istituire il garante regionale per la tutela dei diritti degli animali. L'altra proposta riguarda regole e limiti della circolazione dei monopattini. Sarebbe una legge pilota, ma dagli uffici legislativi del Consiglio regionale è arrivato un primo stop. Ne parla il presidente dell'Assemblea. Innanzitutto dico io sono favorevole a quella norma, spero che il Consiglio regionale possa dare presto il suo possa approvare quella legge. È evidente che i nostri uffici stanno facendo tutte le verifiche, come è giusto che sia, per sapere se almeno in parte la competenza delle regioni, perché in parte secondo me è di competenza delle regioni e quindi le regioni possono dare indirizzi ai comuni per poter normare in tal senso. Io sono in attesa di sapere dagli uffici legislativi qual è il punto di vista da parte loro e poter procedere il più velocemente possibile, anche con le migliorie del caso laddove servano. Il tema dell'innovazione è centrale in molte iniziative che svolge il Consiglio regionale. Ne abbiamo avuto la riprova in questi giorni, in particolare con 2 eventi. Ascoltiamo questa carrellata di interviste di tanti imprenditori innovativi che hanno partecipato al convegno del bilancio della legge di sostegno alle start-up, un primo bilancio dopo poco più di un anno. La prima testimonianza è di Franco Malerba, che nel 1992, quindi quasi 30 anni fa, è stato il primo astronauta italiano. Cosa ha fatto ora? Sentiamo. Germina ha inventato la serra multipiano adattiva. Che cos'è questo oggetto? È una serra dove i piani dove vengono coltivate gli ortaggi muovono e si adattano alla crescita degli ortaggi stessi. Quindi è un sistema che permette di risparmiare molto spazio, perché quando la piantina è appena nata non ha bisogno di tutto lo spazio che invece avrà bisogno quando sarà grande. Questo a terra presenta dei vantaggi, ma ne presenta molti di più nello spazio, dove lo spazio è particolarmente prezioso,
Questo poi consente naturalmente di conseguenza risparmi energetici, risparmi di acqua, tutte derrate terribilmente preziose nello spazio. Per cui abbiamo cominciato a ragionare con Thales Alenia Space, che è l'azienda che tutti sappiamo fabbrica i moduli della stazione spaziale, ma fabbrica sostanzialmente i moduli intesi come involucro. Noi adesso cerchiamo di entrare anche nei sistemi di supporto alla vita e quindi, per così dire, di arredare questi moduli. Per questa società è un'avventura nuova, davvero senza frontiere, ma tutte hanno progetti estremamente interessanti. Rappresento Axilia Suite, che è azienda e prodotto che vuole entrare nel mercato per, diciamo, essere da guida in quello che è il mondo della sicurezza informatica e della governance, e quindi del proteggere il nostro patrimonio nel momento della digitalizzazione. La società Peruranio è nata con un connubio di competenze tra competenze direzionali e gestionali delle aziende e competenze informatiche, proprio con lo scopo di creare sistemi per la gestione aziendale e in particolare per l'avvio e lo sviluppo di progetti anche start-up. In questo contesto abbiamo presentato un progetto Backbone che si propone di creare una piattaforma per l'onboarding e per la messa a disposizione delle aziende di competenze nei modi e nei tempi corretti. Dopo aver realizzato il primo prototipo ci aspettiamo un ulteriore supporto per il lancio sul mercato dei macchinari stessi. In particolare, infatti, Ryzen SRL realizza stampanti 3D per il settore delle leghe preziose e della realizzazione di stampi in acciaio. È una tecnologia molto particolare, abbiamo 3 brevetti e di conseguenza anche la realizzazione di questi macchinari ha un suo peso economico. Ed è fondamentale in questo ricevere possibilmente appunto appoggio dalla regione. Ma allora come si possono sostenere aziende come queste oggi? Il messaggio voluto mandare è esattamente lo stesso che nel febbraio 2020 all'approvazione della legge dissi con chiarezza: noi dobbiamo essere al fianco di chiunque vuole fare impresa e vuole scommettere sul proprio futuro. In che modo? Incentivando o anche con altre politiche? Ma io penso che il modo migliore sia quello di sostenere le imprese nella loro crescita, dall'inizio, quando sono nella fase davvero di ricerca dei primi finanziamenti, e qui c'erano 30 imprese che hanno ricevuto il sostegno di circa 50.000 euro da parte di Regione Toscana con la legge sull'innovazione, ma anche aiutarli alla ricerca di Venture Cap. Con i prossimi fondi strutturali avremo le risorse per sostenere e anche entrare nel capitale di rischio delle imprese con quel modello chiamato di pari passo, cioè se un investitore privato investe 100 la regione fa altrettanto all'interno delle imprese. Dobbiamo lavorare molto sulla semplificazione, loro devono pensare a costruire il business, a trasformare la ricerca in valore e meno le questioni amministrative, perché non hanno neanche le competenze al proprio interno. E poi incentivare ancora con più forza la figura del temporary manager, cioè le aziende, quelle più piccole, hanno bisogno di alcune competenze che forse non hanno al loro interno, e noi dobbiamo sostenerli mettendo a disposizione coloro i quali possono aiutare a crescere e a cercare mercato. Intanto è stato lanciato il bando della nuova edizione del Premio Innovazione. Il premio nasce da un'esperienza molto bella che veniva ricordata prima, che addirittura risale ai primi anni 2000, quando Confindustria Toscana e il Consiglio regionale della Toscana per la prima volta in questa regione hanno lanciato un premio che allora si intitolava dell'Amerigo Vespucci. È un bando che si apre a tutte le imprese, a tutte le start-up innovative, a tutti i giovani imprenditori che scommettono sul loro futuro e che possono presentare i loro progetti, i loro brevetti e le loro idee fino al 29 ottobre. Quindi c'è un mese di tempo, non c'è nessuna fretta per presentarsi perché non è un click day. È un bando che appunto tende a premiare le eccellenze di questo territorio, che ci sono tante e vanno fatte emergere, anche per riuscire a costituire un'occasione di crescita sostenibile di questa regione, ma anche un'occasione di contaminazione tra imprenditori che dà origine sempre ai migliori frutti e ai migliori progetti d'impresa. Mettere insieme il pubblico privato, un'iniziativa che sceglie, va a scegliere i talenti, dare un premio per l'innovazione, per noi è importante, perché non c'è dubbio che abbiamo bisogno di innovazione e di talenti. La risposta è semplicissima, anche se non è facile poi individuare talenti. Noi lavoriamo e Digital Innovation Hub è proprio là che dovrebbero cercare le risorse per individuare poi talenti che facciano le scelte per il futuro. Si parla sempre di innovazione, che cos'è l'innovazione? È saper cogliere quello
e saper cogliere le esigenze del momento, momento per momento, andare a individuare quello che occorre. Sono state molte altre le iniziative in questi giorni di teatro, cultura, enogastronomia. Il Tartufo in autunno diventa protagonista, per esempio. Torna protagonista anche Dante con una mostra singolare nel suo genere, Scart. È un percorso di arte e cultura che, grazie alle tre Accademie di Belle Arti di Firenze, Carrara e Ravenna, trasforma ciò che era scarto in opera e celebrazione, ispirandosi a Dante. Noi con Regionando torniamo tra 7 giorni, ancora su Telegranducato, sempre dopo il TG del venerdì sera.